Buonasera, questo è uno speciale del telegiornale che riguarda una problematica piuttosto interessante che coinvolge tutti quanti sostanzialmente. Si parla di efficientamento energetico, in particolare dei comuni, dei piccoli comuni, si parla di illuminazione pubblica e si parla di risparmi che evidentemente di questi tempi fanno molto ma molto comodo. Questo perché? Questo perché l'autorità di gestione del POR FESR, rappresentata qui dal dottor Francesco Forte, ha inteso parlare di questo bando che si sta per perfezionare attorno appunto dei contributi molto consistenti, tra l'altro, per riuscire a razionalizzare dal punto di vista del risparmio e dell'efficienza l'illuminazione pubblica. È così, dottor Forte? Sì, la Commissione europea ha consentito una modifica del programma operativo, cioè del documento attraverso il quale la Regione utilizza questi fondi comunitari, e ha permesso alla Regione di poter lanciare un nuovo bando proprio su questo tema, l'efficientamento energetico in generale, e più in particolare abbiamo valutato la possibilità di utilizzare questi finanziamenti per piccoli interventi che possono avere un notevole impatto, quale l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica, ossia migliorare la qualità della vita tramite piccoli interventi di illuminazione pubblica stradale attraverso i fondi comunitari. Questo vuol dire la possibilità di investimenti a seconda delle esigenze del territorio, a favore, come ha detto la Commissione europea, proprio di una realtà tipica del nostro territorio che sono i piccoli comuni, quindi le realtà dimensionali fino a 5.000 abitanti. Torniamo a bomba perché parliamo di fondi comunitari. Ecco, Assolutamente. torniamo a parlare di questo convitato di pietra a volte che è l'Europa, di cui parliamo, diciamo, tutto il male possibile, ma che a volte magari ci offre delle opportunità che noi non cogliamo e proprio per questo magari poi ne parliamo così tanto male. Diciamo che la Commissione europea e l'Europa, al di là di tutta la sua problematica dal punto di vista gestionale, comunque è una fonte di finanziamento che in questo periodo è essenziale per quanto riguarda lo sviluppo territoriale. In questo periodo di crisi rappresenta una delle principali fonti, sia a livello regionale che nazionale. Il futuro della regione, dal punto di vista degli investimenti infrastrutturali, si fonda principalmente su quello che è l'utilizzo corretto dei fondi strutturali e rappresenta una priorità a livello di Stato. Non, dal punto di vista, non dimentichiamo che a livello ministeriale e statale la maggior concentrazione che noi abbiamo di interesse è proprio sul corretto uso di tutte le fonti che ci vengono affidate e quale principalmente quella dei fondi strutturali. Molto bene, allora l'ingegner Anna Busolini rappresenta l'Associazione Italiana di Illuminazione, anzi la responsabile del Triveneto, se non vado errato, e ci illumini su questa associazione, ci spieghi di cosa si tratta, perché la questione luce non è una questione così banale e dedicata soltanto ai poeti, è una questione vitale. Esatto, infatti proprio per questo è nata l'illuminazione, l'associazione che io rappresento è nata ancora nel 59, quindi ha una bella storia ed è nata per promuovere la cultura della luce, proprio per sensibilizzare, per far conoscere meglio i temi che ruotano intorno all'illuminazione. È un'associazione che raggruppa, diciamo, tutti gli attori all'interno del mondo della luce. Quindi ci sono i produttori di apparecchi, di sistemi, che è un campo poi in cui l'Italia ha sempre dato grande Certo, soddisfazione all'Italia. Ci certo. sono aziende riconosciute nel mondo, Dov'è Guzzini? che, ad esempio, Sì. Poi esatto, sia nel decorativo che nel funzionale. ci sono gli architetti, i Poi ci sono i designer. progettisti, Sì. esatto, c'è il mondo accademico, gli studiosi, la ricerca e ci sono anche ad esempio i proprietari di impianti, quindi i grossi comuni, le municipalizzate, fino ai cultori della luce, proprio perché la luce, l'illuminazione è un campo molto pieno di fascino, però complesso, ha al suo interno diversi aspetti, diverse problematiche, dall'esempio l'efficienza di cui parliamo stasera, ma anche il benessere e quindi anche la city beautification, ad esempio, cioè rendere più belle le nostre città, più confortevoli, renderle più Va bene, magari gradevoli, vivere durante la meglio, ecco. serata ne Esatto. parleremo. Giovanni Battista Somma, l'amico Somma, direttore del COSINT, viene dalla Carnia. E il COSINT, dal punto di vista, siccome si parla sì di luce, ma si parla sostanzialmente di energia, che
che deve essere risparmiata, e si parla di, appunto, di efficienza e di risparmi in questo senso. Cosint ha, come dire, creato qualcosa di unico in regione, che è per esempio il tetto della cooperativa carnica di Amaro, che è tutto un fotovoltaico diffuso, eccetera. Ecco, ci spieghi velocemente come approcciate questo tema voi a Cosint. Ma volendo riprendere il tema del dottor Forte e della dottoressa Bosolini, il tema dell'inquinamento luminoso è sempre stato per noi, quando in ogni occasione che si rappresentava, un'esigenza da dover risolvere. Mi spiego. Quando nelle nostre zone industriali, soprattutto Amaro e Tolmezzo, che dovevamo magari anche sostituire una fognatura, e nello stesso tempo, quando si va a fare la fognatura, si approfitta di cambiare magari anche i pali di luce e possibilmente anche i corpi illuminanti, ovviamente abbiamo approfittato di cambiare vecchi corpi illuminanti tradizionali con grossi assorbimenti di energia e abbiamo sostituiti con corpi a LED. Questo in un'ottica non solo di carattere ambientale per affrontare il tema dell'inquinamento luminoso, ma anche perché francamente è una riduzione dei costi di energia che dopo in qualche maniera si percepiscono. Ero partito col fotovoltaico, io dirò la verità. Però. Esatto, però, il tema è questo effettivamente. Tema fotovoltaico però è un altro tema che riguarda risparmio, sì. La possibilità di sfruttare le energie rinnovabili. Abbiamo realizzato 3 mega di potenza installata. E stiamo appunto Proprio su quel. No, lì c'è, a dire la verità, sono 950. Poi vabbè, sono le misure, poi ce le dirà con precisione alla fine, magari. Ecco, abbiamo distribuito questi 3 mega su tutto il territorio. Non abbiamo messo un pannello per terra perché non vogliamo inquinare, togliere terreno all'agricoltura. Abbiamo solo fatto sui lastrici solari dei nostri e anche dei capannoni di terzi, pagando anche l'affitto dell'astrico solare, per cui questo è stato, abbiamo utilizzato, possiamo dire, quasi tutti i conti energia, il terzo, il quarto e anche il quinto che siamo riusciti a entrarci, ma comunque diciamo che ormai questa ci sono è già superata. Best practice, come si dice, anche con Cosin. Nazareno Candotti rappresenta il comune di Forlì di Sopra ed è la testimonianza vivente che si può fare qualcosa di importante, soprattutto in un piccolo comune, perché poi il bando, tra l'altro, è riferito a comuni sotto i 1000 abitanti e a comuni sotto i 5000 abitanti. Poi i dettagli ce li darà il dottor Forte. Ci dica, Candotti, a Forlì di Sopra cosa avete inventato? Ne abbiamo fatte tante. Quello al quale si riferisce il dottor Forte è il fatto di avere cercato di sfruttare al meglio questo binomio. Spendere meglio e spendere meno. Spendere meglio perché l'illuminazione pubblica rappresenta un costo, è uno dei centri di costo maggiori che in tutti i comuni si possono andare a visionare in titolo primo di spesa. Spendere meglio perché si può spendere risparmiando durante l'arco della notte, quando effettivamente illuminiamo le strade e le piazze solo per i gatti e i cani randagi, che dalle nostre parti non ci sono, e quindi non ha senso andare ad illuminare quando non serve. Abbiamo applicato questo e abbiamo ottenuto dei discreti risultati. Poi vedremo le fotografie che ci ha mandato, così vediamo anche proprio la pratica, come si coniuga con queste cose. Noi abbiamo pensato anche di chiedere alla gente, per vedere se, la gente insomma un piccolo campione, per vedere se questo tipo di problematica è conosciuto, se intercetta la conoscenza appunto dell'opinione pubblica e se la regia ci manda al primo servizio, quello riguarda la conoscenza dei LED, no? Se c'è la lampadina, il bulbo, l'incandescenza, il calore disperso, eccetera, eccetera, e poi arrivano i LED che fanno tutto un altro discorso. LED come parola, LED come concetto, mi pare che sia assolutamente un patrimonio ormai diffuso. Sentiamo queste brevi interviste. Lei sa che cos'è l'illuminazione a LED? Sì, sono delle lampadine a risparmio energetico che dovrebbero comunque aiutare a evitare consumi e comunque a quasi parità di illuminazione ridurre il consumo elettrico. Come consumo e potenza è triplicato, è eccezionale, è un prodotto eccezionale secondo me. Solo che rilevano appunto le lampadine costano più care. Sì, beh, a me anche durano di più anche. Sono state messe delle lampade per risparmio energetico che costano di più in acquisto, però hanno un consumo inferiore e hanno una durata più lunga, in teoria dicono. Io mi sono accorto che non ce l'hanno per il momento, perché molte sono scoppiate. Dopo quanto tempo? Appena messi sono bloccate.
me l'hanno sostituita gratis, ma comunque abbiamo provato, ecco, vedremo. Sono delle lampade che, sfruttando un principio fisico, consumano meno energia per l'illuminazione rispetto alle lampade col filamento al tungsteno tradizionale, diciamo, le vecchie lampade con attacchi Edison. Invece le lampade a LED oggi hanno degli attacchi diversi e vengono definiti, se non sbaglio, a baionetta. Sono lampadine di nuova generazione che hanno un basso consumo e vengono adottate ormai quasi dappertutto, anche nelle macchine, quindi consumano molto di meno e durano molto di più. Dovrebbero essere quelle lampadine piccole a risparmio energetico, che fanno tanta più luce di una lampadina tradizionale. Beh, insomma, tutto sommato mi pare che ci siano completamente. Dottor Forte, l'Europa una volta tanto o una volta di più ci ha preso a ragionare su questa tematica. Beh, l'efficienza energetica è una delle priorità di investimento nell'attuale periodo e nel prossimo periodo, dal 2014-2020. Premetto che non è solo in questo campo che si è intervenuto nell'efficienza energetica, attualmente si interverrà nelle prossime periodi di programmazione. Sicuramente lo scopo è quello, garantire una forma di investimento che consenta risparmio a favore delle casse, sia statali che regionali, per poter utilizzare queste risorse che non, in altro campo, in campi che magari non sono programmati, o per far fronte a esigenze come il sociale o eventuali emergenze che non possono essere stabilite in anticipo nei propri costi. No, ma la cosa importante secondo me è che l'Europa tante volte passa per essere cervellotica, no? Dalla misura dei fagioli o degli zucchini a queste cose qua. Invece qui si dimostra che andando su questa strada si incontra l'interesse della gente e si ha evidentemente un ritorno se si investe in questo tipo di intervento. Ma in realtà fanno più cassa di risonanza queste disposizioni legislative come quelle delle misure dei fagioli o di altri elementi. Sì, beh, sui giornali. Però sicuramente, sì. Ma dal punto di vista degli interventi e della razionalità questo non mi permette, no, non penso che sia censurabile. Cioè gli interventi, i principi su cui si fonda i finanziamenti in cui attuale periodo sono proprio quelli di garantire una migliore qualità sociale. I fondi strutturali hanno questo scopo, elevare la qualità della vita all'interno del contesto dell'Europa unita e mettere allo stesso livello, abbattere i divari di sviluppo. Per questo abbiamo diversi quantitativi di finanziamento a seconda dei diversi stati e delle diverse aree geografiche, proprio perché in alcune realtà ci sono delle situazioni economico-sociali più deteriori della nostra oppure di altri stati. Lo scopo è porre tutti i cittadini europei alla stessa qualità di vita, oppure di poter ambire a questa stessa qualità di vita. Ho capito, due numeri allora, il bando quanto prevede? Allora, il bando ufficialmente non è stato ancora approvato, comunque si tratta di una dotazione iniziale, non posso dire la cifra esatta, comunque all'incirca di 700-800 mila euro. 700, sì. Ma questo non è solamente la dotazione che verrà utilizzata, infatti bisogna precisare che siamo nella fine programmazione, quindi l'intero programma da cui dei fondi strutturali che vale attualmente 233 milioni di euro, che è stato utilizzato per gran parte, comunque genererà fisiologicamente economie determinate da eventuali situazioni di mancato impegno delle risorse. E noi vogliamo utilizzare appunto queste economie per aumentare la dotazione finanziaria. Perché il vantaggio che noi crediamo di aver individuato in questo bando è quello di poter finanziare interventi dal punto di vista burocratico e amministrativo semplici, ma di grande impatto dal punto di vista della qualità della vita e della sicurezza della vita del cittadino. Molto bene, sentiamo un altro passaggio, la seconda raffica di intervistine, dove poi magari sentiremo anche la rappresentante dell'AIDI e ci dirà qualcosetta a proposito alla sicurezza, perché poi di fatto dice adesso l'abbiamo chiesto come si fa a risparmiare, proviamo a sentire. Secondo lei si può o si deve risparmiare nell'illuminazione pubblica? Secondo me si può risparmiare nell'illuminazione pubblica controllando meglio gli orari, senza lasciare accese le luci durante il giorno che non serve o negli orari notturni. Si può risparmiare, soprattutto anche con il LED, secondo me, che è una questione molto interessante. Io ad esempio ho locale qua, tutta l'illuminazione elettrica mi fa risparmiare una buona cifra durante l'anno. Io non sono un intenditore, non posso dirle quali sistemi. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere i gruppi elettrogeni in giro alla periferia perché illumino da quell'ora a quell'ora. Sembra una cosa assurda, insomma, no? E i LED? L'illuminazione a LED?
i tecnici del comune, della provincia, della regione dovrebbero pensarci, vedere se sono adatti o no, più o meno, insomma. Assolutamente sì, dove è possibile farlo, senza compromettere la sicurezza altrui, insomma, perché non spegnere quanti lampioni e poi lasciare le strade fin troppo al buio, dove si può risparmiare, perché no? O pagare, magari mettere anche altri sistemi come potrebbe usare, come usano, pardon, in Austria con pannelli solari, che se ne trovano di piazze così. Credo che nei posti in cui non serva sicuramente sì, però è indispensabile avere l'illuminazione pubblica, soprattutto in questi momenti che c'è tanta delinquenza in giro. E per risparmiare, secondo lei, come si può fare? Diciamo che si potrebbe, penso io, sui pali che sostengono tutto, tentare di assemblare energia rinnovabile, fotocellule. Più di così, altro, se no l'alimentazione avviene sempre energia elettrica, quindi non c'è altro per il momento. Si dovrebbe, certamente, risparmiare, ovvio. Nei limiti naturalmente del razionale, dare una buona illuminazione col minor costo, questa è la cosa più logica. Ecco, la cosa che le propongo, ingegner Busolini, è quella del è indispensabile avere illuminazione pubblica proprio di questi tempi perché ci sono questioni di sicurezza, perché c'è la delinquenza, eccetera, eccetera. Ecco, il fatto di passare dal bagliore, no, dell'illuminazione precedente a questa cosa un po' più misurata, un po' più risparmiosa dei LED, di questo tipo di illuminazione, può avere dei contraccolpi oppure siamo alla stessa cosa, non c'è problema? Ma allora mi permetto di riprendere quello che lei ha detto, cioè non è più misurata, è più risparmiosa, nel senso che si consuma di meno, ma il risultato finale dovrebbe essere lo stesso dell'attuale o anche migliore. Cioè parliamo di sorgenti LED che hanno una maggior efficienza luminosa, quindi a parità di energia consumata emettono più luce delle lampade tradizionali. Faccio un altro inciso, attenzione, quando si parla di illuminazione pubblica non parliamo delle lampade tradizionali che abbiamo a casa, è un'altra tecnologia, quindi non è il famoso filamento che diceva l'incandescenza, no? Che diceva prima l'intervistato, è già un'altra tecnologia a scarica che ha già delle efficienze molto alte. Questo che vediamo siamo già sui LED. Siamo già sui LED, esatto. E, attualmente le lampade più diffuse illuminazione pubblica, ad esempio, sono quella a luce gialla, il sodio a alta pressione, che ha una buona efficienza. Permangono ancora però molte lampade della precedente generazione, il mercurio, che hanno invece un'efficienza che è la metà di quelle ad esempio al sodio. Il LED si sta affermando su efficienze ancora più alte del sodio, quindi questo permette ad esempio che si potrebbero mantenere le stesse illuminazioni, gli stessi valori attuali con potenze più basse. Quindi questo vuol dire fare efficientamento, non abbassare il livello, ma abbassare l'energia consumata per ottenere. Quindi risparmiare in questo senso si risparmia. Poi il LED, ad esempio, dà un'altra ottima opportunità per risparmiare, cioè a differenza delle lampade attualmente utilizzate, il LED si può spegnere, riaccendere immediatamente. Cosa che non si può fare ad esempio con le lampade attualmente utilizzate, perché hanno dei tempi a livello di minuti per riaccendere. Esatto. Quindi ad esempio si può fare quell'illuminazione detta on demand, cioè accendere quando serve. Quando serve. E già altre nazioni lo fanno, ad esempio parliamo... Anche qui siamo LED, no? Qui siamo... Questa è LED in una galleria. Galleria. Il LED, le prime applicazioni pratiche del LED sono avvenute proprio in galleria, sfruttando il fatto che un'altra dei vantaggi che promettono i LED è la durata. Quindi in galleria, dove la manutenzione è molto difficile, no? Perché devi chiudere la galleria per poter cambiare la lampada e quindi andare a queste altezze, avere una sorgente che permette di diradare di molto il cambio lampada, certo, è stata vista come una cosa molto interessante, anche se i primi interventi
hanno comportato una spesa di apparecchi molto alta, perché certo, come ogni tecnologia agli inizi... Sentiremo anche quelli di CRP che ci spiegherà appunto che l'investimento iniziale è un po' più sostenuto, ma la durata giustifica appunto l'investimento. Un'ultima cosa volevo anche dire, io lo dico sempre quando parlo anche con i committenti, in realtà la normativa europea, che è quella di riferimento anche in Italia, non dice da nessuna parte che è obbligatorio illuminare. Cioè, in Italia però siamo abituati bene, cioè il consumo pro capite, quindi l'energia elettrica pro capite per l'illuminazione pubblica è molto alta, è il doppio di quella ad esempio che c'è in altri paesi vicini come l'Austria. Perché noi abbiamo delle città in cui l'impianto di illuminazione pubblica è diffuso fino a... Cioè sprechiamo un po' troppo, ma non è sprecare, è questione che abbiamo illuminato di tutto e di più, fino alle strade private, ad esempio, perché c'è stata questa tendenza ad accontentare qualsiasi richiesta. E poi c'è la sicurezza famosa che si usa, tre mesi sì, sei mesi no, un anno sì, sotto elezione sì, dopo l'elezione no. Esatto, se si va a vedere anche la vicina Austria, ad esempio, loro non illuminano le strade, illuminano solo la maggioranza delle volte il pedonale, il marciapiede. Capito. Ecco, bene, sentiamo Somma e poi ci fermiamo un attimo perché abbiamo già sfondato. Questa cosa è importante secondo me di questa percezione abbastanza diffusa della coscienza, sia del risparmio che anche dell'arrivo di nuove tecnologie che del... No? Cosa dice lei? Ma ecco, io... Dato che il tema era sull'illuminazione e quant'altro, però il tema di fondo è l'efficientamento energetico, esatto. E meno si consuma energia e meglio è, perché sappiamo tutto cosa può succedere a livello poi di filiera. Per introdurre che cosa? Io le faccio un esempio. In qualsiasi comune, in qualsiasi piccola azienda che ci sia, che abbia un sistema informatico al suo interno, per mantenere questo sistema qua, questo sistema si sta in piedi nella misura in cui questo ambiente dove vengono conservati determinati apparati informatici, che sono i server così chiamati, tenga presente che deve funzionare 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. Se lei moltiplica tutti i vari soggetti che a vario titolo operano in tutta la Carnia, lei non può immaginare quanta energia assorbono. La tecnologia del cloud computing, che noi come consorzio stiamo cercando di portare avanti ad Amaro, è in un'ottica di sostituzione di tutti questi apparati concentrati in un unico data center che, come diceva prima on demand, quando gli serve un collegamento si collega e sta collegato solo per quel determinato periodo, e in pratica c'è un contenimento energetico che è inimmaginabile. Se per giunta questo cloud computing ha anche la fortuna di essere alimentato da fonti green, che vuol dire, avete fatto vedere prima l'impianto fotovoltaico di Omega ad Amaro, abbiamo anche la fortuna di farlo funzionare a costi ulteriormente ridotti, perché invece di vendere l'energia al GSE, che sono speculatori e basta, avremmo la possibilità di contenere anche i costi di questo tipo di servizi. Va bene, scendiamo un attimo dalla nuvola di Somma, dalla nuvola di Somma, e andiamo a vedere invece ad Amaro cosa si fa, perché abbiamo illuminato un campo veramente pieno di sviluppi. Poi sentiremo sul campo con Candotti come funziona la cosa, ma vediamo un attimo cosa abbiamo scoperto ad Amaro al CRP, che è il Centro Ricerche Plastoptica, già Centro Ricerche Fiat, attualmente Magneti Marelli, coloro che usano la luce per illuminare le BMW, le Porsche, le Audi, eccetera eccetera, ma anche per fare questi ragionamenti sull'illuminazione più collettiva, più sociale. Adesso vediamo, prego.
Ci spieghi il percorso che ci porta ai LED dalla lampadina classica, che ormai è stata anche abbandonata del tutto, che andrà a morire, appunto a queste nuove frontiere della tecnologia. Ecco, dunque, sostanzialmente la strada della tecnologia LED parte da molto tempo fa. Io sono 20 anni più o meno che mi occupo di tecnologia LED nelle varie forme di applicazioni. E 20 anni fa combattevamo per avere un lumen circa a LED. Oggi siamo arrivati, come progresso tecnologico, a circa 100-120 lumen a LED. Questo è, sono i lumen? Lumen è la quantità di luce che emette un LED. Quindi siamo arrivati a una resa in termini energetici e in termini di illuminazione molto simile alle lampadine a incandescenza, anzi abbiamo superato le lampadine a incandescenza e stiamo combattendo una battaglia d'armi pari contro le sorgenti tubi a bassa pressione, tubi al neon. Quindi cominciamo ad avere delle rese energetiche molto simili ai tubi al neon, che sono le sorgenti più economiche dal punto di vista energetico. Quindi consumi energetici bassi, dei LED da 100 lumen che consumano qualcosa intorno ai 2-3 watt di potenza. Questo permette di ampliare completamente la gamma di possibilità. Quindi se una volta si riuscivano a fare delle spie, delle sorgenti molto piccole a bassa intensità, adesso stiamo pensando, stiamo producendo dei prodotti che hanno decisamente delle prestazioni superiori. Giusto per capire la questione, io ho letto da qualche parte che nella lampadina incandescenza il 10% dell'energia veniva usata per la luce, il 90% diventava calore. Con LED com'è? E con il LED no, la situazione si è ribaltata, nel senso che quello che viene consumato almeno all'80% è effettivamente luce. C'è una parte che è comunque significativa che continua a essere calore. Quel calore ovviamente deve essere efficacemente rimosso dalla sorgente luminosa. La differenza con la lampadina è che una lampadina più si scalda più fa luce, il LED più si scalda meno fa luce, di conseguenza io devo tenerlo raffreddato. Raffreddarlo significa lavorare sulle condizioni di dissipazione termica. Una lampadina, proprio standoci sotto alla sorgente luminosa, sotto uno spot alogeno per esempio, si sente effettivamente il calore che arriva dalla sorgente. Con il LED succede esattamente il contrario: verso di me arriva la luce, il calore va verso il soffitto. Okay. Quindi emette calore verso dietro. Benissimo, questo è molto interessante. Stava dicendo, no, anzi, piuttosto direi quali applicazioni si possono avere, no? Perché qui per molto tempo si è lavorato sulla fanaleria, sulla segnalazione stradale, cose del genere. Quali sono le applicazioni? Le applicazioni adesso sono un po' le più varie. Per quanto riguarda l'automobile, ci sono già, sono stato della tecnica ormai, dei proiettori che sono passati da una lampada alogena a una lampada scarica, che già di per sé era estremamente efficiente ed energetica, e hai la nuova frontiera, proiettori con tecnologia LED. Quindi LED nei proiettori per illuminare la strada, per vedere meglio, per avere migliori effetti di contrasto, per illuminare meglio gli ambienti. Dai fanali, dai proiettori ci si muove verso l'illuminazione generica, quindi l'illuminazione civile allo stato solido, dove possiamo vedere qui anche su alcuni degli oggetti che sono qui sul tavolo dei dimostratori di oggetti che sono stati creati per illuminare aree di parcheggio, per illuminare aree residenziali, per altre applicazioni che stanno entrando ormai nelle nostre case. E quindi sono l'Europa, e di questo stiamo parlando, dice che si può risparmiare molto, addirittura aiuta le amministrazioni, le piccole amministrazioni a procedere su questa strada. Certamente, oltre al vantaggio energetico immediato c'è anche il vantaggio in termini affidabilistici. Una sorgente a incandescenza, quelle che utilizzavamo all'interno dell'automobile, avevano una vita media di 300-400 ore di funzionamento. Adesso stiamo utilizzando dei sistemi a LED che hanno 50.000 ore di funzionamento, quindi parliamo di ordini di grandezza molto differenti. Questo va in direzione sia di un aspetto affidabilistico, quindi sorgenti più affidabili. Se le vediamo in un'infrastruttura, significa anche costi di manutenzione di quell'infrastruttura, di un semaforo
semaforo a lampada incandescenza, quello che costa non è tanto il semaforo, che è un investimento per il comune, ma il fatto che una volta ogni 2 o 3 mesi qualche lampadina si brucia e deve essere sostituita, chiamando vigili urbani per bloccare il traffico, chiamando l'azienda installatrice per fare la sostituzione. Quando si passa allo stato solido, quindi illuminazione a LED, illuminazione di questo genere, si installa la lampada e si dimentica che esiste. Ho capito, abbiamo parlato un paio di volte di nuove frontiere. Cosa ci riserva? Cosa ci riservano gli studi sulla luce e quali sono le prospettive che anche in questi laboratori si intravedono? Qui stiamo studiando sicuramente, stiamo andando avanti nelle applicazioni della fotonica sotto forma di LED. Ovviamente c'è l'interesse di capire quale sarà il prossimo passo di qui al 2020, che cosa verranno avanti come sorgenti. Come sorgenti luminose oggi c'è un notevole interesse per i LED organici, quindi il LED organico è il cosiddetto OLED, che è quello che qualche volta è disponibile sulle tastiere dei nostri cellulari, smartphone o cose del genere, che viene utilizzato su lettori MP3, ma sempre con livelli molto bassi di consumo di illuminamento. Se vogliamo invece aumentare l'efficienza in termini di produzione di luce, bisogna lavorare molto sulla tecnologia per riuscire a estrarre più luce da questa superficie. Un OLED, un LED organico, sostanzialmente invece che utilizzare dei semiconduttori e quindi elementi inorganici per generare luce, genera luce da transizioni che avvengono tra strati di polimeri. E quindi a base organica si passa dall'inorganico all'organico. Quindi vegetale sostanzialmente la bio ci sono dei composti che vengono dall'aria della chimica organica invece che della chimica inorganica, come sono i LED tradizionali. L'ultima cosa che le chiedo è quanto costa approcciare questo tipo di tecnologia? C'è un'amministrazione pubblica o qualcuno che decide di fare un investimento sui LED? È un grande investimento a lungo termine o è un piccolo investimento a lungo termine? Non è da considerare sempre a livello di sostituzione uno a uno, bisogna guardarlo a livello di ciclo complessivo. Come dicevo, vado a risparmiare sulla manutenzione, vado a risparmiare sul consumo elettrico nella lunga distanza, quindi nei consumi annuali in termini di energia elettrica. Il payback ormai si è attestato su un paio d'anni, entro un paio d'anni si rientra completamente dell'investimento. Ovviamente non va visto semplicemente il costo, che ovviamente è superiore della singola installazione. Eccoci qua, di nuovo in diretta, efficienza energetica e illuminazione pubblica con varie divagazioni sulla luce, che è un bel argomento su cui affrontarsi anche filosoficamente se si vuole. Però restiamo coi piedi per terra perché abbiamo volato anche abbastanza alto. Nazareno Candotti, Forni di Sopra, noi abbiamo le fotografie, sembrano quasi banali, però raccontano una storia, la storia di una pratica che si è inserita in un progetto europeo, che ha raccolto dei fondi, che fa risparmiare. Ci racconti com'è andata e cosa ha fatto? Dunque, noi siamo intervenuti essenzialmente in due zone. La prima è la zona della Pineta, dove sono stati sostituiti, ecco la Pineta, ecco, 54 punti luce tradizionali con altrettanti tecnologia LED. Con un aspetto ulteriore, quello del telecontrollo, perché il LED fa sì risparmiare, ma anche dà una possibilità che insita anche nella sua debolezza. La debolezza è che essendo un'apparecchiatura elettronica è soggetta a quelli che sono gli andamenti climatici, se fa troppo freddo, se fa troppo caldo, ma è anche la sua fortezza. Perché? Perché può essere telecontrollata. E allora l'idea che ci è venuta è stata quella di verificare la possibilità di andare a modificare le nostre illuminazioni pubbliche, quella che vedete è una tradizionale lampada a vapori di mercurio, con una lampada a tecnologia LED, eccole qua, queste sono le tre di Piazza Centrale, quindi completamente, sono in paese queste qua? Sì, queste sono in paese, completamente telecontrollate, per cui si va a ridurre a piacimento di notte l'intensità luminosa che viene garantita.
Quello che abbiamo fatto, dicevo, sono due tipologie di intervento. Uno è nella zona sportiva, Pinetta, e l'altra è lungo l'asse della statale 52 Carnica, dove lì invece sono stati sostituiti qualcosa come 106 punti luce. 106 lampade che prima erano a vapore di mercurio e dove andava bene consumavano dai 120 ai 140 watt ora cada una, e dove invece lavoravano male arrivavano anche a 250 nella zona di Stinsans, che è la zona più periferica e dove le lampade hanno anche un'interdistanza superiore. Quando avete risparmiato? Con ecco, sta di fatto che dai dati che abbiamo nel giro di 4 mesi, il primo bimestre, che è settembre-ottobre dell'anno scorso, abbiamo avuto 1.700 euro di risparmio, 2.900 euro nel secondo bimestre, che è novembre-dicembre. Perché c'è anche questo da dire? Dovendo intervenire abbiamo pensato ad un intervento a 360 gradi. Quindi l'altro aspetto che andava a caricare i costi dell'illuminazione pubblica era rappresentato dagli addobbi natalizi. Anche per questi ci si è chiesti, ma perché illuminare con gli addobbi alle 3 del mattino? Non interessa a nessuno, nessuno li vede. Quindi abbiamo razionalizzato le linee, visto che abbiamo utilizzato i LED, abbiamo potuto ridurre il numero di corde che venivano utilizzate, che sono utilizzate, condensare su un'unica linea o su due, in ogni caso risparmiandone una. Su quell'unica linea che rimaneva a disposizione abbiamo inserito gli addobbi luminosi, che sono anche questi telecontrollati limitatamente all'accensione e allo spegnimento. Per un comune turistico di montagna gli addobbi luminosi sono una voce irrinunciabile, quindi è chiaro che risparmiare... Guai non averli, soprattutto durante il periodo natalizio. Assolutamente. Quindi li abbiamo illuminati, tant'è che alla fine non abbiamo ricevuto una che sia una nota di riprova da parte dell'utenza, per cui alle 2 del mattino questi addobbi non venivano illuminati. Beh, ci è mancato anche quello, che uno voleva la luce del mattino magari, vabbè. Insomma, aveva una curiosità, perché insomma non si accontenta mai, no? E dice, sì, però l'illuminazione intelligente è fatta anche di cosa, insomma? Cosa stava dicendo fuori onda? No, fuori onda ci eravamo interessati, perché i pali di luce intelligente, che in qualche maniera, non è che scopriamo l'acqua calda, però da qualche parte già ci sono, dove con dei sensori particolari, soprattutto che entrano in funzione nel periodo notturno, si spengono quando non passa neanche la macchina, quando a distanza percepiscono che sta arrivando qualcuno o a piedi o in qualche maniera con delle autovetture o viene utilizzata la strada in qualche maniera, automaticamente si accende. Tenga presente che questi pali poi portavano con sé anche un sistema di connettività Bluetooth per le connessioni telefoniche e quant'altro, senza considerare ovviamente che il palo di luce portava con sé anche l'illuminazione a LED, per cui era un palo veramente intelligente. Forse in Italia bisognerebbe puntualizzare ancora di più. La tecnologia era una tecnologia che aveva elaborato una ditta di Pordenone, che purtroppo non ha avuto molta fortuna, ma penso che questa sia... ma si occupava di telefonia. Sia un momento che merita, per chi ha intenzione di operare anche in questo settore, un'opportunità da cogliere. Mi lascia così con la tosse in questo momento. Candotti, cosa risponde? Non sono abbastanza intelligenti i vostri pali? Questo no, i nostri pali sono intelligenti, tant'è che quello che ha detto Somma noi l'abbiamo già implementato. Noi facciamo la videosorveglianza ad onde convogliate, per cui sugli stessi pali dell'illuminazione pubblica, senza aver cablato un metro di cavo, noi garantiamo anche la videosorveglianza, garantiamo l'advertising. Passate attraverso i cavi elettrici sostanzialmente. I cavi elettrici della pubblica illuminazione. Lei faccia conto che la pubblica illuminazione è una delle risorse più grandi che hanno i comuni e non si accorgono di averla. Questa delle onde convogliate è una tecnologia che è stata studiata, elaborata, messa a punto anche in Agemont. Non so se insomma può rispondermi, magari facciamo una trasmissione un'altra volta, ma ci saremmo, però come al solito siamo un po' distratti nelle cose importanti, no? Cosa mi piacerebbe, dice? Scusa Terasso, dato che c'è un ping pong fra me e simpatico, per l'amor di fra Dio, me e Candotti, sto un rimpallo mi piacerebbe, casuale. Mi piacerebbe mettere in atto
si usa il termine di accendere le fibre, perché noi come consorzio abbiamo la disponibilità, oltre ad aver cablato 50 km in fibra per la distribuzione banda larga, e siamo arrivati in fibra fino a Forlì di sopra, e Candotti è buon testimone, solo che abbiamo alcune fibre che sono spente. Mancherebbe, dottor Forte, mancherebbe ancora un piccolo aiuto da parte della regione. Non è per questo, qui per tutt'altra cosa. Per completare l'illuminazione e dare una connettività a tutta la Val Tagliamento, che dal punto di vista delle tematiche della videosorveglianza, come diceva Candotti, e da tanti altri servizi che possono girare proprio su questa nuova tecnologia, meriterebbero essere portate. Vabbè, risponde un altro. Prego, dottore. Se, no, se posso permettermi, sì. Ecco, a Forni di Sopra è stato fatto questo bel intervento che sfrutta appieno le nuove tecnologie, cioè non c'è solo LED, ma c'è il telecontrollo. Il mercato offre molte cose, dietro però ci deve essere una programmazione e una progettazione. Nel caso di Forni, l'ingegner Candotti si è informato, ha fatto una cosa ben fatta, quindi io ritengo che bisogna anche sensibilizzare sul fatto che non si possono improvvisare questi tipi di interventi, bisogna affidarsi a persone che sanno, e che sanno cosa offre il mercato, perché tante cose sono già state sviluppate. Infatti, quando ho sentito onde convogliate, so che a Agemon ci sono queste tecnologie, sono state studiate, ed è un peccato che non siano diffuse come dovrebbero. Invece, dottor Forte, prima che la tirino dentro per chiedere fondi per la banda larga e cose del genere, la regione nel bando quanto potrà mettere, che percentuale potrà intervenire? Certo, allora i finanziamenti sono al 77% a fondo perduto, finanziati quindi dalla Commissione Europea, dalla regione e dallo Stato. Non è previsto il limite dimensionale. Quindi abbiamo detto 77%, sì. Insomma, sì. Non è malissimo. Il comune è tenuto, l'ente beneficiario è tenuto solo a cofinanziare col 23%, quindi le potenzialità di un effetto leva, cioè di realizzare un intervento, sono determinate appunto dalla ridotta percentuale di investimento che saranno a carico delle casse del comune. Non è prevista una dimensione di intervento minima, proprio perché a seconda delle esigenze, ma soprattutto delle capacità gestionali del comune, si possono realizzare anche interventi come l'illuminazione pubblica di una sola piazza. L'illuminazione pubblica come intervento ha anche un altro beneficio, in virtù della mancanza di un eccesso di burocrazia che caratterizza tipicamente l'attività amministrativa italiana. Non sono necessarie, salvo in alcuni particolari casi, forme di autorizzazione. Si interviene su beni e strade di proprietà del comune. L'intervento è tecnicamente semplice sotto il profilo amministrativo. Perché c'è un aspetto che bisogna considerare: i fondi comunitari ci sono e sono una risorsa, però la Commissione vuole che vengano spesi, utilizzati in un determinato arco di tempo. E questo è difficile da realizzare, in particolar modo in Italia, proprio per le difficoltà amministrative nel porre in essere le procedure di evidenza pubblica. Le tempistiche sono strane. Le varie autorizzazioni necessarie, i problemi che si hanno con le gare. Quindi si è cercato quindi di un intervento minimale, dimensionato a seconda delle esigenze e le capacità gestionali del singolo ente, proprio per permettere comunque che queste risorse rimangano sul territorio e vengano investite dai comuni a seconda delle loro capacità o dell'eventuale disponibilità di cassa. È quindi fortemente gestibile da parte di un ente la possibilità anche di poter fare un intervento di pochissimi manufatti, ma che possano avere un impatto anche sotto il profilo, sottolineo, della sicurezza stradale e del prevenire incidenti, oltre che dell'eventuale illuminazione pubblica o della messa in sicurezza del risparmio energetico, che è una forma di servizio reso alla collettività, diversa. È una forma di opportunità, di investimento, è una forma che risparmia l'erario del comune e permette di utilizzarlo in altri modi con tempi diversi, senza avere quindi questi limiti della Commissione Europea circa l'utilizzo dei fondi. Vi ricordo che se non vengono utilizzati sono dalla Commissione richiesti indietro. Bisogna restituirli. Senta, l'unica discriminante, mi pare di capire, è il tasso di risparmio. Cioè quanto si consumava prima e quanto si va a consumare dopo. Esatto, proprio per evitare che si abbiano delle attività, delle spese da parte del comune in attività di progettazione, il bando sarà strutturato in modo molto semplice. Noi non crederemo nessun livello di progettazione, ma semplicemente uno studio di fattibilità, rimettendo quindi e chiedendo solamente quanta energia riusciamo a risparmiare. Naturalmente sarà effettuata una graduatoria di merito a seconda di quegli interventi che permettono un maggior tasso di risparmio nei confronti del comune, proprio per incentivare forme di risparmio
più elevate, a parte lo stesso. Però siccome l'efficienza energetica è comunque un bene visto dal punto di vista della Commissione europea, cioè un minor utilizzo di risorse consumate e consumabili, questa è la finalità, mettere in graduatoria i vari interventi purché si abbia un risparmio effettivo di utilizzo di fonti. Ho capito. Oltre a divulgare l'idea di un'Europa madre, non matrigna, sì, diciamo così, la ratio della popolazione, 1000 abitanti, 5000 abitanti, sotto i 1000, sotto i 5000, che senso ha e che senso... Allora, uno degli aspetti peculiari della nostra regione è avere un'area montana che è classificata a livello comunitario come un'area disagiata. E proprio per quelle finalità che ha il Trattato dell'Unione Europea e i fondi strutturali, quello di mantenere tutti i cittadini a uno stesso livello socio-economico, la Commissione ha imposto delle concentrazioni di interventi proprio nell'area montana. È chiaro che i limiti dimensionali degli enti locali sono appunto di questa realtà. Quando noi abbiamo negoziato con la Commissione interventi, abbiamo proposto proprio per valorizzare investimenti, mantenere l'attrattività del territorio, mantenere la popolazione sul terreno, di poter concentrare questi interventi in enti locali di limiti, vengono definite da questa espressione, di dimensioni minori. Le dimensioni minori, fino a 5.000 abitanti, rappresentano quasi 170 comuni sui 219, quindi la stragrande maggioranza. Certo. L'interesse era quello di concentrare gli interventi nell'area montana, quindi di cercare di mantenere quest'area non solo attrattiva dal punto di vista naturalistico, quanto dal punto di vista degli investimenti e dell'eventuale residenzialità dei cittadini. Benissimo. Ingegner Busolini, si diceva prima, si accennava, si sfiorava l'argomento, ogni regione in Italia ha una norma, una normativa che va a regolare appunto la questione dell'inquinamento luminoso piuttosto che dell'illuminazione in senso lato. Ecco, è un limite, è una ricchezza, bisogna arrivare a un testo unico, bisogna fare qualcosa di particolare? Beh, è una ricchezza nel senso che aiuta a sensibilizzare sull'argomento, che se no rischiava di essere lasciato un po' nel dimenticatoio. Adesso è molto in auge come argomento perché l'illuminazione pubblica, essendo una voce cospicua del bilancio comunale, se si agisce su essa si possono ottenere appunto dei risparmi notevoli, e quindi è interessante analizzare, no? E anche quindi l'Europa e la regione cercano di sviluppare questo tipo di interventi, altrimenti l'illuminazione pubblica, e lo si vede anche negli impianti che abbiamo in regione, a livello nazionale, è stata dimenticata negli anni, no? La maggioranza degli impianti sono molto obsoleti, sono vecchi, sia dal punto di vista quindi delle sorgenti, dell'efficienza, ma anche a livello proprio di sostegni, di linee. Quindi questo fiorire di leggi regionali, anche se nate per esigenze abbastanza puntuali e specifiche, no? Hanno però creato un po' di sensibilità, un po' di movimento in un tema che sennò appunto rischiava di restare dimenticato. Le leggi regionali appunto nascono per in primis perché sono state spinte da gruppi di pressione che volevano la salvaguardia della visione del cielo stellato. Qui ci fermiamo perché ho recuperato in internet una cosa che era definita uno spot, ma dura un paio di minuti, quindi è quasi un servizio televisivo, proprio per ragionare attorno a questa cosa, perché la sensibilità che l'Europa coglie assolutamente ben prima di noi italiani, purtroppo, è quella lì, insomma, no? Poi parleremo anche di che tipo di sensibilità. Allora, vediamo un attimo questo spot recuperato in rete.
Ecco, non aveva testo, ma mi pareva abbastanza esplicito, no? Allora c'è questo tipo di movimento, di attenzione, di sensibilità che sta crescendo. E la cosa che questa sera abbiamo presentato come progetto europeo che va a intercettare una questione anche economica, no? Va poi a inserirsi su un altro filone che è quello filosofico, ambientalista, ecologista, eccetera, eccetera. Sì, certo. Sì, noi fino adesso abbiamo parlato di risparmi ottenibili utilizzando determinate tecnologie piuttosto che altre, no? Il risparmio si ottiene però anche illuminando ciò che serve e non ciò che è inutile. Quindi la luce verso l'alto, al di là di non permetterci di vedere la volta stellata, è anche luce rivolta verso una direzione che non ha senso, perché non ha senso illuminare il cielo, quindi limitare, annullare la luce verso l'alto comporta un risparmio, perché una parte di quella luce posso farne benissimo a meno, no? E quindi è tant'è vero che queste leggi regionali, proprio nell'oggetto stesso della legge, parlano di salvaguardia del cielo stellato e risparmio energetico. Ho capito, sentiamo Candotti se esiste questa sensibilità da voi. Io credo che esista quella più concreta che sta nella tasca sinistra, di solito destra, dei pantaloni, però poi... Ma guardi, da noi le stelle si vedono e si vedono bene. Vabbè, adesso lo spot venite a fornire di sopra che è tutto così bello, che ho detto, lo viticarmi, ma fa specie il fatto che chi è salito in quota dopo che abbiamo installato questi sistemi a LED è ritornato in paese particolarmente soddisfatto e riconoscendo che si è venuto a formare una specie di tubo di luce, un tubo che consente di illuminare effettivamente ciò che serve e non ciò che è inutile. Si illumina la strada e si illumina il marciapiede. Illuminare la facciata della casa prospiciente la strada non serve a nessuno. Illuminare la volta celeste ancor meno. Illuminare troppo alle volte fa danno. Quindi se mettiamo assieme tutte queste cose ci accorgiamo effettivamente che si può illuminare di meno, illuminando meglio e quindi risparmiando. Prima io le ho dato un dato, però più che il dato assoluto è importante il dato relativo. Forni sul risparmio. Sì, vabbè, ma sono numeri per un paesino. Ecco, Forni ha 534 punti luce, di questi ne abbiamo sostituiti oltre 200. Ma il dato importante, eclatante, è che in proiezione il risparmio su un punto luce si aggira sull'ordine dei 40 euro anno. Faccia un po' lei cosa vuol dire per 500 punti luce per un comune come Forni, ma per Udine, per Tolmezzo, per Gemona, per tutti i paesi, per tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia, ma d'Italia, sono risparmi considerevoli che nascono da piccole gocce d'acqua, in questo caso piccole gocce di luce che vengono risparmiate. Ho capito. Dottor Forte, si immaginava che avrebbe aperto questo tipo di, no, di riflessione cosmica il bando che deve venire, peraltro, anzi bisognerebbe anche fare in fretta, credo, no? Adesso non lo chiedo a lei, lo dico io, no? Cosa dice? No, beh, sicuramente no. Quello che mi auspico è che comunque questo rappresenti nell'investimento che verrà fatto dai comuni comunque un servizio nei confronti dei cittadini.
che sia poi cosciente che rappresenta, che sia tramite utilizzo dei fondi strutturali o meno, è indifferente. Forse non abbiamo visto, ma abbiamo fatto delle immagini a Tolmezzo quando sono andati proprio dai cittadini, dai primi cittadini, a spiegare questa cosa, no? L'hanno fatto a Pasian di Prato, la regione l'ha fatto anche a Tolmezzo, dovrebbero esserci delle immagini. Scusi l'interruzione, vediamo se riusciamo a... Eccolo qua. Prego, corrono le immagini. Rappresenta, abbiamo cercato di, al fine proprio di utilizzare al meglio quelle che sono le risorse, di preannunciare in modo tale che di far fronte a uno dei problemi principali, la possibilità da parte di un ente come un comune, un piccolo comune che ricordiamo in genere ha una dotazione organica di 2-3 funzionari, di potersi preparare alla possibilità di partecipare a un bando. È atipico che l'amministrazione dia quello che può rendere di informazione prima che siano pubblicati gli atti ufficiali. Noi li abbiamo fatti nei limiti in cui gli atti siano stati pubblicati, però lo scopo è quello di garantire la maggior possibilità da parte di comuni di limitate dimensioni. Certo. E di permettere a questi di fare un investimento che, date proprio le dimensioni contenute, possono avere maggiore significatività sul territorio stesso. L'importante è che i soldi messi a disposizione dalla Commissione europea per questo settore, che è quello dell'efficientamento energetico, per cui la Regione non può utilizzare in altri campi che magari mantengono le situazioni di emergenza anche superiori, in particolar modo in questo periodo di crisi, vengano utilizzati tutti nel modo più utile e vengano utilizzati per progetti che siano effettivamente operativi. La Commissione non ammette finanziamento di cattedrali nel deserto, ossia opere che non siano poi utilizzate dal cittadino che con i propri soldi paga questi fondi affinché vengano investiti in modo opportuno. E quindi utilizzare una, come dice l'ingegner Candotti, delle gocce di luce insieme permetterebbero al sistema di permettere un risparmio dell'erario della regione, quindi utilizzare i soldi della regione per altre finalità sociali o economiche magari, certo, più importanti. Diciamo che appunto il cerchio si chiude, esatto, in tutte le sue componenti. Io mi fermerei un attimo, poi torno da Gianni Somma, perché vogliamo far vedere la seconda parte del centro ricerca plastoptica, perché si vede che il cerchio si chiude con un'ampiezza ancora più grande, perché si vede quali sono i materiali usati per andare a scoprire queste nuove fonti di luce. Lei ha lavorato anche in Agemont, quindi appunto la chiamo a testimone. Allora una pausa e poi imbocchiamo la dirittura finale. Eccoci qua, i referenti principali di questa nostra trasmissione sono tutti quanti, telespettatori, telefriuli come sempre, ma sono in particolare i rappresentanti dei piccoli comuni. Allora, giusto in questo momento arriva il messaggino del sindaco di Drenche a Mario Zufferli, che chiede appunto, dice, problemi di mettere la quota rimanente dei piccoli comuni, visti i bilanci esigui a cui sono costretti adesso, a parte che sono esentati, mi pare, sotto i 1.000 abitanti dal patto di stabilità, ma i bilanci evidentemente sono... Ecco, o risponde forte o risponde il nostro amico di fuori di sopra. Se fa un intervento da 10 punti luce, mediamente costano sui 1.000 euro, quindi spenderebbe 10.000 euro, dovrebbe trovare il cofinanziamento per 2.300. Ecco, adesso se non si riescono a trovare neanche 2.300, è veramente poco. Buttiamo via la chiave. Esatto, proprio perché siamo ben consci dei problemi dei bilanci, non è stato individuato un limite dimensionale al progetto, in modo tale che anche sulle esigue disponibilità di bilancio il Comune può decidere eventualmente di illuminare o di rinnovare i punti luce solamente di una piazza. Questo l'abbiamo spiegato anche negli eventuali convegni. Visto che non è possibile in questo momento né assicurare trasferimenti agli enti locali né mettere gli enti locali in posizione di doversi indebitare, quello che si intende dare come opportunità è quello di utilizzare eventuali economie, anche in somme ridotte, ma che possano tramutarsi in servizio, investimenti che realizzano servizio ed ritorno dal punto di vista delle spese. Ingegner Busolini, lei cosa diceva invece? Sì, che non so, così ho sondato il polso, no, dell'amministrazione, e questa obiezione che fa il sindaco di Drenchia l'ho sentita in diverse amministrazioni. Riguardo appunto a queste disponibilità di bilancio nulle e nello stesso tempo anche gli uffici comunali dicono: ma io non mi imbarco in un finanziamento europeo per 10.000 euro. Anche questo è, no, vero. Anche e perché se fossero di più poi salta fuori il discorso di Forte e dice: se non li spendete però bisogna tornare. Se mi permettete, in realtà
il finanziamento europeo in questo caso non si differenzia da un'eventuale forma di investimento tradizionale. Benissimo, spieghi le cose, che va benissimo. Banalizzando, in questo caso si tratta veramente di un intervento strutturale molto semplice, cambiare una lampadina. L'unico onere che si ha di più in questo momento è un obbligo di conservazione della documentazione, ma dal punto di vista degli investimenti, delle procedure che si devono adottare, è identico a quello che dovrebbe adottare un comune dal punto di vista di una procedura con finanziamenti ordinari, regionali o nazionali, proprio perché si è evitato di utilizzare o di porre in essere delle eventuali forme di investimento troppo complicate dal punto di vista gestionale. Dal mio punto di vista, visto che è stato tra virgolette studiato questo bando, anche prendendo atto di quelli che erano stati gli investimenti fatti da un comune della realtà montana, neanche provare a effettuare un investimento di questo genere sarebbe un'opportunità persa, visto anche proprio in questo momento di carenza di bilancio la possibilità di avere un finanziamento del 77% su un investimento di durata. Non è un investimento che perde la sua efficacia nel momento stesso in cui viene realizzato. Perché c'è l'obbligo di cofinanziamento? È un principio comunitario che io condivido. Perché solo nel momento stesso in cui il beneficiario investe di proprie risorse si ha quantomeno una manifestazione di interesse sulla volontà effettivamente di realizzare l'intervento. Troppo spesso negli anni passati, nei precedenti periodi di programmazione, si sono avuti finanziamenti del 100% che si sono realizzati in quelle che sono definite cattedrali nel deserto, cioè opere mai compiute e mai terminate. La Commissione europea è convinta che nel momento stesso in cui il beneficiario investe con le proprie risorse ha quantomeno un coinvolgimento dal punto di vista dell'interesse a portare a termine lo stesso investimento. Molto bene, molto bene. Insomma, allora rendiamo ancora più corposa la questione, perché adesso le mostro con quali materiali si fanno queste nuove tecnologie, si fanno questi nuovi strumenti per fare una luce che è risparmiosa, come si diceva, che è pulita, che è mirata, che non è dispersiva, che non è energivora e tutte le cose belle che si è. Lei ha lavorato in Agemont come direttore e quindi sa di cosa sto parlando, CRP per esempio, no? Sì, CRP è una azienda di eccellenza che è collocata all'interno di Agemont, del Centro di Innovazione Tecnologica, che in tempi non sospetti, giustamente questa è un'emanazione di SEMA, di Automotive Lighting sostanzialmente. Del Centro di Ricerca Fiat. Ecco, del Centro di Ricerca Fiat, che ovviamente porta lustro al territorio, anche perché, come diceva l'ingegnere Marcori, è una tecnologia, una ricerca continua non solo nei suoi 20 anni, ma è una ricerca continua nel campo dell'illuminazione e ultimamente anche nella fluidodinamica per altre tecnologie che in qualche maniera verranno portate avanti quanto prima. No, per quanto riguarda invece il centro ricerche plastiche che è nato lì, dovrebbero nascere anche altre iniziative satellite che completano un pochettino tutta la ricerca in campo illuminotecnica. Fatto questa premessa forte, scusa Francesco, io sono un po' in confidenza con lui. Stavo pensando, Terrasso diceva prima che la comunità europea non vediamo la matrigna, vediamo la madre per certi aspetti, no? E riprendendo i problemi di Zufferli, no? Che lo saluto se mi sente. Stavo pensando, perché i piccoli comuni, almeno sotto i 500 abitanti, capisco il concetto del cofinanziamento, ma forse stiamo parlando veramente del mantenimento del presidio umano proprio lui e nelle valli dell'Antigone, ma noi avremo tantissimi altri esempi in Carnia. Per cui riterrei che il concetto della compartecipazione in un'ottica di cofinanziamento per avere maggiore trasparenza anche sugli investimenti, forse come nei contributi alle attività produttive è stato inventato dalla comunità europea il contributo de minimis, per esempio, dove non serve tutta questa niente cofinanziamento, dai. Stavo vedendo se fosse il caso magari di proporre qualche soluzione di questo genere. Allora, siamo in due campi diversi. L'eventuale contributo dei minimis in realtà è un aiuto che viene reso e quindi viene reso sotto un limite dimensionale. La Commissione dice che si possono finanziare gli investimenti con un contributo fino a una dimensione di 200.000 euro attualmente. In realtà dal punto di vista riguarda però soggetti beneficiari privati, quindi imprese, mondo imprenditoriale. Per quanto riguarda gli enti locali, l'attuale piano finanziario del programma che è stato approvato dalla Commissione europea e quindi che è adottato con decisione e quindi atto normativo che vincola la regione,
prevede una suddivisione di questo genere, con una compartecipazione al pari di come fa lo Stato nei nostri finanziamenti. Quindi, al di là che astrattamente potrebbe essere possibile finanziare al 100% eventuali enti, questo potrà essere fatto solo nel prossimo periodo di programmazione, quando verrà negoziato con la Commissione europea un'eventuale diversa modalità attraverso il quale si garantisca in qualche modo comunque il compiuto uso degli fondi strutturali, che vuol dire nella realizzazione di opere che verranno portate a termine, quindi operative, come lo definisce la Commissione europea, che producono gli effetti per cui sono state finanziate. Benissimo, allora, visto che dobbiamo cominciare a stringere, vi faccio vedere i materiali sostanzialmente che si usano a CRP, perché son vegetali praticamente, quindi siamo ben oltre il metallo, siamo ben oltre la plastica in senso stretto, siamo una plastica fatta in un altro modo. Vediamo cosa dice l'ingegnere. Ecco, in questo caso qui vediamo una lampada che è stata studiata per l'illuminazione di area di parcheggio. L'obiettivo era quindi realizzare l'illuminazione secondo una distribuzione illuminotecnica che è stata richiesta dal cliente. Per fare questo tipo di ottiche abbiamo proceduto al progetto ottico degli elementi e al progetto elettronico delle schede elettroniche per pilotare poi la luce. Qui vediamo anche gli elementi base di questo progetto. Prego. Vediamo un po'. Ecco. Questa lentina qui è una lentina che è stata stampata, progettata e realizzata qui all'interno di CRP ed è stata impiegata all'interno di questa sorgente luminosa. Quindi il nostro lavoro dal punto di vista di progettazione ottica è utilizzare al meglio la luce disponibile e distribuire tutta la luce disponibile sulla strada nelle zone dove viene richiesto dall'illuminotecnica richiesta dal cliente. Allora, questo per esempio è il fanale della BMW serie 7, sulla serie 7 della BMW abbiamo introdotto un fanale con tecnologia LED dove ci sono delle sorgenti luminose a LED inserite qui di lato e qui di lato per illuminare questi corpi luminosi che sono delle guide di luce. Anche l'indicatore di direzione è una funzione fatta con LED. Anche in questo caso ci sono LED. E poi ci sono le varie funzioni arresto. E questo lo fate per i tedeschi? Questo lo facciamo per i tedeschi. Tedeschi di BMW, tedeschi di Audi, tedeschi del gruppo Volkswagen. Lavoriamo molto anche con il mercato tedesco, sicuramente. Chissà che rabbia, chissà che invidia avranno. Beh, ma lavoriamo anche per il mercato italiano, Maserati, quattro porte, piuttosto che altri prodotti del gruppo Ferrari, sempre gruppo Fiat. Sì. Diciamo che le applicazioni sono molteplici. In questo ambito qui vediamo alcuni esempi di materiali compoundati. Che cosa significa compoundati? Noi partiamo dal materiale termoplastico come potrebbe essere il metacrilato o il policarbonato e andiamo ad aggiungere, o l'ABS, andiamo ad aggiungere a questi materiali delle polveri che provengono da una catena di tipo biologico. Quindi per esempio farina di legno, abbiamo della fibra di canapa, abbiamo per esempio del cotone. Questa è una protezione portalampada stampata usando il 30% dentro alla protezione portalampada di fibra di cotone. Quindi il 30% viene completamente da catena biologica senza passare per gli idrocarburi. Ovviamente. Eccoci qua, dobbiamo chiudere evidentemente, ma ecco, chiudiamo il cerchio in un modo direi abbastanza intrigante, insomma, no? Siamo partiti dalla luce e siamo tornati alla natura, no? Cosa dice lei, ingegnere Busolini? Sì, sì, no, molto interessante, cioè la tecnologia, la ricerca sta facendo delle cose in tutti i campi e anche quindi nell'illuminazione, nei materiali, poi come dicevamo prima bisogna anche saperle cogliere l'opportunità e bisogna anche mettersi nell'ordine delle idee che bisogna investire. Queste sono tecnologie che portano dei grossissimi vantaggi, ma alla base ci devono essere degli investimenti che poi hanno però dei tempi di ritorno
Ho capito. Torni brevi. Certo. Ingegner Candotti, cosa direbbe ai suoi colleghi degli altri comuni montani, piccoli e montani? Ma guardi, io scendo oggi da Forni, dopo aver fatto tutto il pomeriggio, rilievo di quello che sarà il progetto che andremo a presentare. Noi vogliamo intervenire, siamo convinti che stiamo operando bene per dare qualcosa di più alla gente, non solo della montagna, in generale. Quindi rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Noi abbiamo pensato anche nelle more dell'istruzione, del bando di gara, del bando che consentirà poi di stilare la graduatoria, di effettuare anche, una volta che abbiamo il progetto, la gara d'appalto, mettendo come condizione per l'aggiudicazione quella che bisogna avere il finanziamento. Se non saremo finanziati, pazienza. Se lo saremo, avremo già tutto pronto e cercheremo di rispettare i termini. Purtroppo questi sono i dettati di chi sta sopra di noi. Se vogliamo intervenire, dobbiamo seguire loro. È un approccio serio e onesto alla questione. Insomma, cosa dice? Questa Europa può darci qualche possibilità, bisogna saperla però, sì, cogliere, muoversi, darsi la mossa. Ecco, su questo tema qui io mi sento così, anche per aver gestito diversi progetti comunitari prima di adesso, sto parlando dell'obiettivo 5B prima, dell'obiettivo 2, eccetera, eccetera. Direi che mai come in questo momento, nella programmazione 2014-2020, bisogna tenere alta l'attenzione perché per non arrivare fuori il tempo massimo che escono i bandi e non si è preparati neanche per poter avere fatto una sufficiente programmazione a monte. Ecco, questo è un messaggio che merita essere preso in considerazione perché pianificare per tempo aiuta molto dopo nell'esecuzione delle opere, nella rendicontazione successiva. Molto bene. Ingegner Busolini, che rapporti avete con le istituzioni? Venite consultati, fate lobby, come funziona? No, non è mica da bestemmia no, farlo. No, ma purtroppo no, purtroppo non facciamo lobby, no, noi ci limitiamo a organizzare o a partecipare a dei momenti che possono essere istituzionali o formativi, scientifici, per dare il nostro contributo, fare un po' il punto della situazione e specialmente per sensibilizzare sul fatto che, come dicevo prima, sono temi affascinanti ma complessi e quindi serve la programmazione, la pianificazione, serve la progettazione. Capito. Cioè non sono cose che si possono improvvisare. I comuni come associazione vi cercano come consulenza, come capacità di essere portatori di nuove conoscenze rispetto a questo? No, purtroppo non. No, appunto, era un passaggio che andava sottolineato, anche questo. Ci sono sì, noi ad esempio collaboriamo con l'Enea che cerca di portare avanti con vari progetti proprio questa sensibilizzazione, sì, più che con i comuni, cerchiamo di fare così un lavoro tra organizzazioni sempre a livello un po' più alto, insomma, più alto, non andate nello specifico. A livello nazionale e poi organizziamo sì ad esempio convegni, momenti di studio a cui invitiamo però i comuni proprio per fare anche cultura, insomma, di quelle che sono le opportunità che magari non sono conosciute. Infatti è la prima volta che parlo con una rappresentante dell'Associazione Italiana di Illuminazione. Non sapevo dell'esistenza. Dottor Forte, due cose da non dimenticare, poi andiamo a casa. Beh, che questa è solamente una fase di chiusura della programmazione, che comunque nel prossimo periodo di programmazione la Commissione Europea ha imposto che il 20% delle dotazioni finanziarie di ogni programma debbano essere utilizzate in materia di efficientamento energetico e quindi rappresenta un tema che è sempre fortemente all'attenzione. Altro aspetto è che comunque nell'ambito dell'utilizzo dei fondi comunitari sicuramente vanno affrontati con giudizio, il che vuol dire che la capacità gestionale di realizzare un intervento deve essere opportunamente ponderata dall'ente che lo fa. In parole brevi, i tempi, visto che la Commissione ci chiede di utilizzare i soldi in un determinato tempo, in un determinato arco di tempo, devono essere calcolati dall'ente. Calcolati al millimetro. Esattamente. Benissimo, grazie a tutti quanti, è stata una trasmissione che mi ha arricchito da un certo punto di vista perché appunto non conoscevo certe cose, ma dall'altro secondo me è stata anche un'opportunità per cercare di capire che appunto le opportunità e magari anche le risorse ci sono, bisogna darsi una mossa e andarle a prendere, no Candotti? Senz'altro. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera.